Benvenuti all'edizione dell'ANS News Video di luglio e agosto. Troverete notizie riguardanti vari eventi interessanti e iniziative a favore dei giovani nel mondo salesiano. Godetevi la visione. Africa, Madagascar. Repubblica del Congo. Giornata degli oratori salesiani di Kinshasa. Domenica 2 luglio 2023 a Kinshasa, nella Repubblica Democratica del Congo, è stata celebrata la Giornata degli Oratori, un'esperienza di fraternità e crescita per i giovani dei centri giovanili salesiani. Attraverso momenti di formazione e amicizia guidati dal superiore della Visitatoria Salesiana Africa Congo Congo, i giovani hanno imparato l'importanza della crescita umana integrale e della salvaguardia del creato. I partecipanti, accompagnati da membri della famiglia salesiana, hanno ribadito il loro impegno nella cura dell'ambiente attraverso attività, giochi e piantumazione di alberi durante la giornata. Ruanda, 200 giovani animatori formati. Oltre 200 giovani animatori del patronato hanno completato con successo il percorso di formazione organizzato dai salesiani del Ruanda, che si è tenuto presso l'IFAC Kimihurura. Lo scopo di questa formazione era quello di migliorare le loro conoscenze e competenze, che saranno utilizzate nelle attività rivolte ai bambini e ai giovani nelle varie parrocchie dell'arcidiocesi di Kigali. Dopo aver completato la formazione, i giovani animatori hanno affermato che condivideranno le conoscenze acquisite con i loro colleghi dei centri. Simili attività, infatti, sono fondamentali dal momento che aiutano i giovani a socializzare, a divertirsi, ad avere uno scopo e a rafforzare le attività di preghiera. La nuova Università Don Bosco di Lubumbashi. L'Università Don Bosco di Lubumbashi consiste nella fusione di 4 istituti salesiani di istruzione superiore, Scuola Superiore di Informatica Salama e della Scuola Superiore di Amministrazione Economica e Politica. Ai quali si aggiungono l'Istituto San Giovanni Bosco di Kansebula e l'Istituto di Teologia San Francesco di Sales. I 4 istituti si uniranno in un unico polo universitario, dove prenderanno rispettivamente le denominazioni di Facoltà di Scienze Informatiche, Facoltà di Ingegneria Gestionale e Finanziaria, Facoltà di Scienze Umane e Sociali e Facoltà di Teologia. Nel prossimo futuro verranno create anche le facoltà di logistica, banche e assicurazioni e la facoltà di Politecnica e Scienze Ambientali. Questa sarà la prima università salesiana ad essere istituita in Africa. Il suo motto sarà solidarietà, innovazione, lavoro. America, Cono Sud. Brasile, l'Istituto Santa Rosa di Niterói festeggia i 140 anni con l'apertura dei Giochi Salesiani. Il 10 luglio 2023 a Niterói, Brasile, la palestra polisportiva Don Bosco presso l'Istituto Santa Rosa ha ospitato la cerimonia inaugurale dei Giochi Salesiani 2023. Quest'anno l'evento ha acquisito un significato speciale, in quanto celebra il 140° anniversario dell'Istituto, il primo fondato dai salesiani di Don Bosco in Brasile. La pedagogia salesiana considera lo sport come mezzo di formazione morale e trasformazione per i giovani.
L'apertura ha visto la partecipazione dei responsabili dell'istituto, studenti, atleti, ex allievi e bambini dell'asilo. Gli atleti delle scuole superiori hanno portato la torcia illuminando la competizione, seguita da esibizioni di ginnastica ritmica e brani musicali creati dagli studenti. Partite amichevoli di calcetto, pallavolo, pallamano e basket hanno concluso la cerimonia. Argentina, incontro dei giovani scout. Amare ciò che è vero, fare ciò che è buono. Nel luglio 2023 a Cipolletti, in Argentina, oltre 150 giovani scout del battaglione 38 Erminio Iacobacci si sono riuniti nella casa salesiana di Cipolletti Rio Negro per un weekend di incontro e riflessione. Attraverso il motto «Amare ciò che è vero, fare ciò che è buono», hanno esplorato le tre dimensioni, Dio, patria e casa. Il programma ha incluso un evento folcloristico con danze e musica tradizionale il sabato sera, seguito da un'agape fraterna e la partecipazione all'Eucaristia domenicale insieme alla comunità parrocchiale. Il 23° pellegrinaggio della famiglia salesiana al Santuario Nazionale di Aparecida. Una celebrazione straordinaria ha riempito il Santuario Nazionale di Aparecida di devozione e testimonianza di fede, con un'enfasi sulla solennità dell'Assunzione di Maria. Sabato 19 agosto, il santuario ha infatti ospitato la 23° edizione del pellegrinaggio della famiglia salesiana, con circa 12.000 pellegrini che vi hanno preso parte. Il pellegrinaggio tradizionale consiste nel compiere un percorso che va dal porto di Itaguasu, dove è stata trovata per la prima volta la venerata immagine di Nostra Signora di Aparecida, fino al Santuario Nazionale. L'incontro nazionale della rete salesiana del Brasile. Dal 28 al 30 agosto ad Aparecida, San Paolo, Brasile, l'incontro nazionale della rete salesiana del Brasile ha riunito più di 400 educatori provenienti da 10 diverse ispettorie salesiane e FMA del Brasile. Tra loro c'erano rettori, salesiani responsabili e collaboratori di istituzioni salesiane. L'evento ha esplorato le realtà giovanili, le tendenze e le opportunità, concentrandosi sul tema «Dove sono i giovani? Venite e vedrete». I workshop organizzati durante l'evento hanno riguardato temi chiave come vivere nelle reti sociali, partecipazione sociale e politica e prendersi cura della nostra casa comune. Tra gli ospiti illustri, Don Miguel Ángel García, consigliere dei Salesiani per la pastorale giovanile, Suor Yvonne Goulart López, membro dell'equipe internazionale di pastorale giovanile delle FMA, e Don Nelson Francelino Ferreira, ex presidente della Commissione Episcopale per la Pastorale Giovanile della Conferenza Episcopale Nazionale del Brasile. L'incontro ha mostrato l'unità tra i salesiani di Don Bosco, le figlie di Maria Ausiliatrice e i collaboratori, tutti impegnati a portare avanti l'eredità di Don Bosco e Madre Massarello. Asia Est, Oceania. Thailandia, concerto di beneficenza della rivista Don Bosco Magazine. Il 15 luglio 2023 a Bangkok, Thailandia, l'ufficio stampa salesiano dell'Ispettoria San Paolo ha organizzato un concerto di beneficenza chiamato Happy Day, Happy Time, Reminiscent of the Beatles. L'evento aveva lo scopo di raccogliere fondi per la rivista Don Bosco Magazine e di ringraziare i sostenitori. Il concerto ha visto esibizioni di artisti locali, incluso Aisun Tiwawangbong, noto come The Only Beatles of Thailand.
Il concerto ha portato gioia alla comunità salesiana. La rivista Don Bosco Magazine è stata un progetto significativo, creato da Don Bosco nel 1877, con un fondo istituito nel 2019 per sostenere le spese dell'Ispettoria Salesiana della Thailandia. Filippine, giornata dell'Assemblea Nazionale del Movimento Giovanile Salesiano. Nel luglio 2023, a Talisay City, Filippine, il Movimento Giovanile Salesiano ha tenuto le giornate dell'Assemblea Nazionale 2023. Il tema Padayon, continuare, ha guidato l'evento, che ha riunito 60 delegati dalle ispettorie salesiane delle Filippine del Nord, del Sud e delle figlie di Maria Ausiliatrice. Responsabili, animatori salesiani e suore salesiane hanno partecipato per rafforzare il significato del Movimento Giovanile Salesiano, celebrare le radici cristiane e pianificare il futuro. Don Fidel Ma Orendain ha guidato il processo di pianificazione, unendo gli sforzi per l'empowerment giovanile salesiano basato sui valori di San Giovanni Bosco. Filippine, campo salesiano per giovani animatori. L'ufficio di pastorale dell'Istituto Tecnico Don Bosco di Cebu City ha organizzato per i giorni dal 24 al 27 luglio 2023 un campo di formazione per animatori salesiani. Le attività del campo si sono concentrate sulle qualità importanti che un animatore salesiano deve possedere per guidare efficacemente i ragazzi e le ragazze affidati. Guida dei giochi, laboratori artistici, esibizioni di talenti, oltre ai consueti momenti di preghiera come la messa e il rosario. Inoltre, attraverso gli interventi di vari salesiani e laici collaboratori nella missione del DBTC, sono state tenute diverse conferenze sulla vita e le opere di Don Bosco, il movimento giovanile salesiano, la spiritualità giovanile salesiana, la via salesiana della pianificazione e le peculiarità proprie di un animatore giovanile salesiano. Asia Sud. India, festa dell'Ispettoria Salesiana San Tommaso Apostolo di Chennai. A luglio 2023 a Chennai, India, l'Ispettoria Salesiana di India Chennai ha celebrato la festa del patrono San Tommaso Apostolo il 3 luglio presso il Don Bosco di Ekmore. L'evento ha incluso celebrazioni per gli anniversari di professione e ordinazione di 10 salesiani dell'Ispettoria. La giornata è iniziata con una solenne celebrazione eucaristica presieduta da Don Abraham Vettikal, con la partecipazione di Don Bosco Lurdusami, ispettore INM, e la presenza dell'ispettrice delle FMA, Suor Devadas Margaret. La celebrazione è stata seguita da vari programmi per i festeggiati. India, i giovani dell'Asia Sud parlano chiaro. Voices. A luglio 2023, giovani provenienti dall'Asia Sud si sono riuniti nell'evento Voices per amplificare le loro voci su questioni sociali e personali urgenti. Durante l'evento, condividendo storie e riflessioni, hanno affrontato sfide che colpiscono i giovani, dalle migrazioni alla disoccupazione, dalle dipendenze digitali a quelle da sostanze.
Questo innovativo progetto del settore per la comunicazione sociale di Roma ha avuto luogo il 12 luglio presso la Casa Ispettoriale di Nuova Delhi. E le discussioni hanno spaziato dalla dipendenza da sostanze alla disoccupazione, dalle dipendenze digitali alle sfide dei migranti, offrendo una piattaforma per la condivisione di soluzioni e strategie. India. Concerto di preghiera per la pace nello stato di Manipur. Un'altra iniziativa molto significativa era il concerto di preghiera che i salesiani dell'ispettoria di Shillong, sotto la guida di Don Barnes Mavri e Don Michael Makri, hanno organizzato lo scorso 9 luglio per la pace nello stato di Manipur, che dal 3 maggio scorso sta vivendo episodi di violenza, con vittime, feriti e sfollati. Diverse organizzazioni ecclesiali, dunque, hanno pregato e implorato che venga ristabilita la pace. Il concerto, tenutosi presso la sala Father Sanji Memorial dell'Istituto Teologico Sacro Cuore di Mavlai, ha visto la presenza dell'ispettore salesiano di Shillong, Don Paul Olfindro Lincott, e dell'onorevole Charles Painrope, deputato di Nong Timai. L'evento è stato caratterizzato da momenti di musica, canti, preghiere e danze. India. Riunione dei segretari ispettoriali della regione Asia Sud. La conferenza delle ispettorie salesiane dell'Asia Sud ha riunito i segretari ispettoriali della regione Asia Sud per deliberare su aspetti vitali della gestione amministrativa, della conformità legale e dei progressi tecnologici. Hanno partecipato tutte le ispettorie della regione. Don Guido Garino, formatore principale, ha condotto le sessioni del primo e del quarto giorno. Ha guidato la conferenza con discussioni approfondite in merito al mantenimento dell'ufficio ispettoriale, alle conformità al codice di diritto canonico, al diritto civile e alle costituzioni e regolamenti della congregazione. Ha anche dedicato del tempo a chiarire le domande e i dubbi sollevati dai segretari ispettoriali. Europa Centro-Nord. Bielorussia, alla ricerca di Dio. Il 22esimo pellegrinaggio di evangelizzazione della gioventù salesiana. Il 22esimo pellegrinaggio salesiano di evangelizzazione giovanile ha animato le strade, portando con sé una profonda spiritualità e un senso di comunità. Partito da Smorgon, il percorso ha guidato oltre 200 partecipanti verso il santuario mariano di Budzlav. Il viaggio guidato dal superiore della delegazione salesiana in Bielorussia, Don Pavel Sharpitsky, ha esplorato temi spirituali cruciali come l'ascolto, la Vergine Maria, l'Eucaristia e la misericordia. Ogni giorno i pellegrini si sono divisi in piccoli gruppi per riflettere e condividere, diffondendo la loro fede e gioia con gli abitanti locali. Il culmine è stato la visita all'altare della Madre di Dio di Budzlav, un momento toccante reso ancora più speciale dalla presenza del salesiano Monsignor Aleksandr Jaszewski, vescovo ausiliare di Minsk-Mohylev. Una coinvolgente unione di fede e comunità che ha unito migliaia di pellegrini provenienti da diverse parti del paese. Lituania, 33esimo pellegrinaggio internazionale su Walki Vilnius.
Nella mattinata del 24 luglio a Vilnius, Lituania, il 33esimo pellegrinaggio internazionale su Walki Vilnius ha raggiunto la sua commovente conclusione. I pellegrini, 524 in totale suddivisi in 6 gruppi, insieme a sacerdoti e suore, hanno iniziato il loro viaggio il 15 luglio dalla parrocchia di Nostra Signora della Misericordia a Suwalki, Polonia. Nel corso di 260 km attraverso paesaggi suggestivi hanno raggiunto Vilnius. L'apice dell'esperienza è stato raggiunto con una messa comunitaria dinanzi all'immagine miracolosa della Madonna della Misericordia, presieduta dal vescovo ausiliare di Elk, Monsignor Darius Zalewski, e dal superiore dell'Ispettoria Salesiana di Polonia-Varsavia, Don Tadeusz Giarecki. Polonia, 30esimo Festival Campo Bosco Vedere l'Invisibile. Dal 24 al 27 agosto il Centro Salesiano Giovanile e Vocazionale Emmaus di Czerwinsk sul fiume Vistola si è riunito nello spirito di San Giovanni Bosco. I partecipanti provenivano da tutta la Polonia per il 30esimo Festival Campo Bosco organizzato con lo slogan Vedere l'Invisibile. Il vescovo di Płock, Simon Stulkowski, il quale insieme al sindaco della città Czerwinsk nad Wisła, signor Marcin Gortat, e al custode del santuario di Czerwinsk, don Lukas Mastaler, ha aperto ufficialmente il festival. Ci sono state molte attrazioni per i giovani, come convegni, workshop e concerti, e anche tempo per incontri, conversazioni e preghiera. L'approfondimento intellettuale e spirituale è stato assicurato da relatori d'eccezione. Sul palco del festival erano presenti tanti gruppi musicali. Francia, Campo Bosco 2023, all'insegna della pace e della fraternità. Dal 20 al 24 agosto scorsi, circa 300 giovani e adulti si sono riuniti nella splendida proprietà di Rassan, casa salesiana nella Loira, vicino a Rouen, per l'edizione 2023 del Campo Bosco, il raduno dei giovani dai 13 ai 25 anni della famiglia salesiana di Francia e Belgio. Il tema scelto è stato Fate la pace, perché la pace significa amore. È stata un'occasione per interrogarsi su come essere, al giorno d'oggi, costruttori di pace e un invito ad accogliere la pace dentro di noi. Durante queste giornate sono intervenuti diversi ospiti, tra cui alcuni rappresentanti del movimento ATI di Quarto Mondo e della comunità di Sant'Egidio, che hanno evidenziato come la giustizia sia essenziale per la pace. Polonia, Festival Salesiano Non-Stop Bosco 2023. Dal 25 al 28 agosto, oltre 300 persone provenienti da Sklari Górne si sono riunite per partecipare al Festival Salesiano Non-Stop Bosco, con workshops, momenti di preghiera, giochi e concerti. Il programma del festival ha previsto anche performance di famosi rapper. A dispetto del cattivo tempo, lo spirito e l'entusiasmo non hanno mai abbandonato i partecipanti. Durante l'intero meeting, i giovani hanno preso parte a vari workshop e discussioni. Hanno potuto ascoltare e disquisire su argomenti riguardanti missioni, amicizia, finanze, evangelizzazione nei social networks e solitudine, e con il vescovo si è parlato di varie questioni sulla Chiesa. Ci sono stati workshop riguardanti apicoltura, corse a cavallo, artigianato, fotografia, lingua dei segni, cavalieri, giochi da tavolo, immagini devozionali, giocoleria e molti altri argomenti.
Il centro di ogni giorno è stato rappresentato sempre dall'Eucaristia. Inoltre, l'adorazione pomeridiana sul palco principale è stato un vero momento magico. Interamerica. Nicaragua, ritiro del movimento giovanile salesiano di Masaya. Nel pittoresco Masaya, in Nicaragua, si è svolto un coinvolgente incontro il 16 luglio presso la scuola salesiana Don Bosco. Bambini e giovani si sono uniti sotto il tema Cerca Dio nel posto indicato, partecipando ad attività di preghiera, discorsi ispiratori, caccia al tesoro e un entusiasmante raduno. La giornata ha culminato con i momenti sacri della messa e dell'adorazione eucaristica, riflettendo sulla ricerca e la condivisione del tesoro prezioso, Gesù. Il movimento giovanile salesiano si ritrova regolarmente per concludere le attività domenicali con la messa nel Tempio di San Sebastiano. Costa Rica, pellegrinaggio alla Basilica di Nostra Signora degli Angeli. Nel suggestivo scenario di Cartago, Costa Rica, è avvenuto un significativo pellegrinaggio l'8 luglio, coinvolgendo la famiglia salesiana e i giovani del movimento giovanile salesiano. Guidati da Don Guido Maroto, delegato nazionale per la famiglia salesiana, il gruppo ha camminato verso la Basilica di Nostra Signora degli Angeli, accompagnato da preghiere e canti. Sul sagrato della Basilica, Don Maroto ha guidato una preghiera speciale per l'indulgenza, seguita dalla celebrazione dell'Eucaristia presieduta da Don Julio Navarro, superiore dell'Ispettoria Salesiana del Centro America. Venezuela, 700 giovani animatori riuniti per celebrare Campo Nazionale Bosco 2023. In Venezuela, dal 24 al 27 agosto, più di 700 giovani animatori si sono riuniti insieme a un grande numero di salesiani di Don Bosco e figlie di Maria Ausiliatrice, nella città di Valencia, per celebrare il Campo Nazionale Bosco 2023 con lo slogan «Con Maria, facendo ciò che Gesù ci dice di fare». Questo Bosco Camp 2023 è stato un'ottima occasione per incoraggiare il protagonismo dei giovani, facendo un cammino sinodale con la Chiesa nel nostro tempo. Al termine dell'incontro, l'ispettore dei Salesiani del Venezuela, Don Rafael Montenegro, ha celebrato una sentita e commovente Eucaristia e, successivamente, il delegato della pastorale giovanile salesiana, Don Jorge Bastidas, ha invitato i giovani a guardare oltre le loro paure e insicurezze e a dare un sì definitivo al Signore affinché si compia in loro la sua volontà fino alla fine. Bogotà, Colombia. I Giochi Nazionali Salesiani Mosquera 2023. I giovani atleti delle 21 delegazioni di opere e presenze salesiani di tutta la Colombia si sono riuniti venerdì 25 agosto a Mosquera per inaugurare i Giochi Nazionali Salesiani Mosquera 2023, mostrando il meglio del carisma salesiano. All'evento hanno partecipato il padre ispettore John Jairo Gomez Rua, padre Luis Fernando Valencia, ispettore di Medellín, il sindaco Giancarlo Gerometta Burbano e tanti altri invitati.
Nell'ambito di questa celebrazione nella parrocchia Maria Auxiliadora si è tenuta l'Eucaristia dei giovani di San Giovanni Bosco, in cui si è reso grazie per questi giochi nazionali che hanno permesso ai giovani di vivere con entusiasmo e speranza l'incontro con il giovane Gesù. Per 4 giorni sono state vissute tante emozioni ed esperienze che hanno riempito i cuori di tutti i nostri giovani salesiani, dimostrando la forza della gioventù come l'ha sognata Don Bosco. Mediterraneo. Italia. Il Grest di Ragusa riunisce un migliaio di giovani, animatori, educatori e famiglie all'insegna della gioia e della fraternità. Nella affascinante città di Ragusa, in Italia, l'edizione 2023 del gruppo estivo salesiano Grest è giunta alla conclusione il 22 luglio. Con circa 1000 partecipanti, tra giovani, tutor, educatori e famiglie, l'evento ha irradiato gioia e fraternità. Con il tema Vivere come un re, dal 15 giugno al 22 luglio, il Grest è stato abilmente guidato dai sacerdoti salesiani Don Enrico Frusteri, Chiacchiera, e Don Orazio Moschetti. Coinvolgendo 60 spiritosi tutor di età superiore ai 15 anni, l'evento ha portato allegria a 140 giovani durante le sessioni mattutine di Mini Grest e a 350 adolescenti durante le sessioni pomeridiane di Grest. Gerusalemme, 8° convegno mondiale dell'Associazione Biblica Salesiana, memoria, bilancio e rilancio. Dal 21 al 27 agosto scorsi si è tenuto a Gerusalemme, presso il Seminario Teologico Salesiano Ratisbon, l'8° convegno mondiale dell'Associazione Biblica Salesiana. L'obiettivo era far memoria dei 40 anni dal primo incontro realizzato a Kremisan, Betlemme, oltre ad un bilancio delle attività e un progetto per il futuro, rispondendo alle nuove esigenze del tempo attuale. Durante le giornate, inoltre, si è discusso in merito ai mezzi di comunicazione e all'importanza di riuscire a portare il carisma salesiano all'interno di diverse culture, attraverso il servizio della diffusione della parola di Dio. Oltre ai lavori intensi di questi giorni, come il rinnovo dello statuto dell'associazione da presentare al Rettor Maggiore, i partecipanti hanno potuto incontrare il Patriarca di Gerusalemme, Pier Battista Pizzaballa, OFM. È stato un momento cordiale di ascolto reciproco delle sfide pastorali, culturali e religiose della Terra Santa. Lisbona, Sim Festival a Giornata Mondiale della Gioventù 2023. Con la Giornata Mondiale della Gioventù come sfondo, l'evento del Sim Festival ha riunito 9.000 giovani e 500 volontari, leader e membri della famiglia salesiana e delle FMA, sotto la benevola presenza del Rettor Maggiore Don Angel Fernandez Artime e Madre Generale Suor Chiara Cazzuola. Nella casa salesiana di Estoril, la gioia e l'amicizia hanno riempito l'aria, mentre il tema Venite, vivete, proclamate riecheggiava durante tutto l'incontro. I volontari hanno organizzato giochi, mentre i vari paesi hanno presentato accattivanti vetrine delle loro culture. L'accompagnamento spirituale e le confessioni hanno creato un'atmosfera serena nel pomeriggio. Un rosario speciale per le vocazioni ha favorito l'unità attraverso la diretta streaming. Inoltre, i partecipanti hanno piantato alberi per onorare la nostra casa comune. Al tramonto, una veglia notturna ha immerso i giovani nella preghiera e nell'adorazione eucaristica. Guidati dal sogno di San Giovanni Bosco,
hanno abbracciato un tema carismatico incentrato su Maria e Gesù. La giornata si è conclusa con la tradizionale buonanotte salesiana, che ha lasciato un ricordo indelebile. A Fatima è seguita una giornata di preghiera e di riflessione personale, con il rettore maggiore che ha ascoltato le storie dei partecipanti. Il SIM 2023 di Lisbona è stato veramente una testimonianza della fede, della comunione e dello spirito salesiano. Questo è tutto ciò che abbiamo per voi in questa edizione di luglio e agosto. Grazie per aver contribuito e guardato l'ANS News Video. Vi diamo appuntamento al prossimo. Non dimenticate di condividere l'ANS News Video con i vostri confratelli, beneficiari, amici e altri membri della famiglia salesiana.